ragazzi, che giornata. Ho trovato. Cosa? La festa in costume. Ci andiamo in coppia. In coppia? Sì. Arma letale. Mel Gibson, Danny Glover. Ehi, ti ricordi l'ultimo episodio Arma letale 4? Quando Mel convince Danny a togliersi i pantaloni per distrarre il killer psicopatico e Danny resta soltanto in mutande con i cuoricini e agita le braccia come una gallina? È quello che intendevo io, sì, vedi, è divertente, sarà fantastico. Che ne dici? Ecco, io dico che tu dovresti andare al party con le mutande a cuoricini come quelle di Danny. Saresti fantastico. Non lo trovo affatto divertente. Come vuoi, ma se hai davvero voglia di vincere il premio per il miglior costume, come hai sempre detto, allora dovresti farlo. Dici davvero? Credi che potrai vincere? Oh, assolutamente, senza alcun dubbio. Walker, non mi freghi, so a cosa miri. A cosa? A farmi fare una figuraccia come Mel ha fatto con Danny nel film. Oh, io non ti farei mai una cosa del genere. Figurati, sì, Trivet. Arriviamo subito. Uno dei ragazzi di Trent è uscito con gli amici e non è tornato. Andiamo. Joey è stato visto qui l'ultima volta alle 7:30, quindi iniziamo da qui la ricerca. Se lo trovate, chiamateci. Sì, andiamo. Andiamo. Entriamo qui. Rivette, Eddie Joy. Guarda, Walker. Chiama l'FBI. Il mio bambino. Dove sarà il mio bambino? Non fare voglio così. Voglio il mio bambino. Vedrai che lo ritroveranno. Descrivimi il simbolo. Joey era così fiero di aver ottenuto la cintura viola. Era stato bravissimo. Walker, chi può aver fatto una cosa del genere? Ancora non lo so, ma lo scopriremo. Hanno rapito due bambine. Le hanno portate via dal cortile di casa loro. C'era lo stesso simbolo per terra.